Bella, vero? Così nera, opaca, sembra la macchina di Batman, almeno così mi hanno detto chi mi ha incontrato per strada. In effetti questa serie 5 Touring ha una linea già di suo meravigliosa. Nella versione i5 M60 viene sublimata da tutta una serie di dettagli, ovviamente sportivi, per la massima sportività su una Touring, quindi una Station Wagon. Ci sono solo due piccoli problemi: il peso, quasi 2500 kg, e anzi sono riusciti a mantenerlo entro certi limiti accettabili, e l'autonomia, dichiarata oltre 440 km, 500 e passa, se si guida come una M, un pochino meno, diciamo 300 km. Comunque il gusto, il piacere di guidare grazie a un motore esuberante, anzi due, uno per asse, che insieme sviluppano una potenza massima di 601 cavalli per uno scatto da 0 a 100 in meno di 4 secondi, ne fanno una vera super sportiva per tutta la famiglia. Certo, questo oggetto del desiderio per muoversi silenziosamente, velocemente e nel massimo comfort non costa poco. Il listino parte oltre i 100.000 euro per questa versione super sportiva della 5 Touring, ma con, come al solito, un po' di optional in BMW si vola verso i 120-125 molto velocemente. E comunque è sempre meglio dei SUV che vanno tanto di moda adesso, perché si guida come un'automobile, pur avendo un bagagliaio che può raggiungere i 1700 litri di capienza, 570 con i sedili in posizione, quindi con 5 persone a bordo. Le batterie incidono sicuramente sul peso della vettura, però sono anche molto capienti, oltre 80 kWh di batteria, che possono essere ricaricate a 205 kW in corrente continua, il che permette di ricaricare oltre 140 km in soli 10 minuti. D'altra parte, alle colonnine da 22 kW è possibile fare una carica completa in poco più di 4 ore, per cui la soluzione ideale è, come sempre, la wall box in garage, dove la si può lasciare tutta la notte, magari a 7 kW, per avere la macchina piena al mattino. In questa versione M60 la serie 5 ha tutta una serie di dotazioni specifiche M, a cominciare dal logo M sulle fiancate, sulla posteriore e sul frontale, all'interno del mitico doppio rene più largo di parecchio, con anche il Midnight Glow, quindi una luce di accoglienza, di welcome, che si accende non appena ci si avvicina alla macchina con le chiavi in tasca, passando ovviamente per le ruote in lega da 21 pollici, optional in questo caso, i pacchetti esterni BMW Iconic Glow, appunto, che si illuminano, tutta una serie di dettagli, fino addirittura all'anello rosso in cima al volante, per sapere sempre dove mettere le ruote. Ovviamente la trazione è integrale, Electric X-Drive, eccezionale, lavora davvero bene con i due motori elettrici, le sospensioni sono a regolazione elettronica e quindi si viaggia davvero forte in tutte le condizioni. Sono 6 le modalità di guida, da Personal, che è impostabile a piacimento, a Sport, Efficient, Expressive e addirittura Digital Art. Cambia la colorazione dell'abitacolo con un'illuminazione molto caratteristica e ovviamente le prestazioni dell'auto. In alcune modalità, come la Efficient, è anche possibile, tirando verso di sé la levetta che imposta il cambio in drive, settare la modalità B per brake, e quindi si può guidare con la modalità one pedal. Le sospensioni M, nonostante l'assetto ribassato di 8 mm, garantiscono un comfort assoluto anche nella marcia quotidiana, oltre a garantire un assetto neutro nel misto veloce e in curva, che danno quella sicurezza anche grazie alla trazione integrale per andare veramente forte. Per ottimizzare l'efficienza della batteria è di serie una pompa di calore che può anche precondizionarla, in modo da offrire prestazioni anche in pista volendo, dove i freni sportivi e l'assetto ribassato di 8 mm fanno il loro lavoro.
ma siccome è un'auto per tutta la famiglia, probabilmente la si userà prevalentemente per viaggiare, quindi gli ADAS qui sono veramente di tutti i tipi e di tutti i colori, con per esempio il driving assistant, con l'highway assistant, il parking assistant, insomma una guida autonoma di livello 2 più. Addirittura è possibile cambiare corsia semplicemente guardando la corsia dove ci si vuole immettere. A bordo il comfort è assicurato da un'ergonomia perfetta, grande schermo da 12 pollici e mezzo doppio, cruscotto e infotainment, e tutta una serie di accessori per il viaggio, come banalmente le prese USB negli schienali anteriori per i passeggeri posteriori, con anche l'alloggiamento per il supporto per i device come tablet e smartphone. Come una M che si rispetti, naturalmente anche questa M60 ha un boost mode, basta cliccare sulla paletta dietro al volante per avere la massima potenza, oltre 600 cavalli, ma soprattutto ha un launch control. Inserendo la modalità sport e premendo sul pedale del freno a fondo e su quello dell'acceleratore, si inserisce automaticamente il launch control. Mamma mia! E sembra di viaggiare nel tempo.